Saro Visicaro, un momento importante oggi perché di mafia bisogna continuare a parlarne, soprattutto a Messina dove forse se ne parla sempre un po' meno. Sì, se ne parla pochissimo, quando se ne parla male. Oggi abbiamo voluto presentare questo libro che tratta della vicenda di Attilio Manca, però l'abbiamo voluta, come dire, inquadrare anche rispetto a quello che succede in questa città, cioè città capoluogo Messina, con gli intrecci mafiosi, con, anche qui con gli omicidi, le morti eccellenti e che non sono mai stati, come dire, chiariti fino in fondo. Questo è l'interesse dell'osservatore Luciano Adoli, perché ritiene che soltanto così, conservando la memoria e raccontando ai giovani i fatti, si può cambiare. Osservatore Luciano Adoli, che ha anche ideato un motivo per ricordare Attilio Manca a Messina, cioè un impegno che sarà anche uno sforzo per l'osservatorio. Sì, noi in una sede che abbiamo dalle parti di Santa Lucia, quindi sostanzialmente in un quartiere, in una zona molto conosciuta per quanto riguarda, lì si è combattuta una guerra di mafia, lì c'è, come dire, diverse zone nelle quali la criminalità prospera. Ecco, noi lì abbiamo una sede nella quale abbiamo intitolata ad Attilio Manca. La presenteremo nelle prossime settimane e vogliamo iniziare un lavoro con i giovani, perché ci rendiamo conto che lì i giovani, soprattutto i giovani di quella zona, come dire, hanno poche speranze di cambiamento, pochissime speranze, se ne hanno pochi giovani in generale in quelle zone ancor meno. Quindi è necessario dare un segnale di cambiamento, una cosa che vorremmo fare con tanti altri, anche con l'amministrazione pubblica, perché nessuno si può sottrarre ad un impegno così gravoso come quello di portare avanti un discorso che riguarda i giovani in periferia.